può salvare. Il PD che abbiamo conosciuto si può salvare, però bisogna volerlo. E chissà se basterà volerlo. Sul PD e sulle sue primarie piovono macigni. Una tempesta quasi perfetta tra politica e giustizia. L'inchiesta Consip, che coinvolge il padre di Matteo Renzi e Luca Lotti, il pronunciamento del CSM su Michele Emiliano e la bufera per il tesseramento fasullo a Napoli. Macigni che relegano sullo sfondo persino i veleni che hanno accompagnato la scissione. Ci liberiamo da questo stupidissimo duello rusticano, diciamo, che proprio è una stupidaggine, insomma, è una guapperia, diciamo, a cui io personalmente non sono interessato. A 60 giorni dalla data in cui si voterà il prossimo segretario, questo è lo scenario che ci troviamo davanti. Mi candiderò alla segreteria del Partito Democratico. C'è un candidato, Michele Emiliano, presidente di regione ma soprattutto magistrato. Una carica che per legge non potrebbe avere se fosse anche leader di un partito. Su questo si pronuncerà inizio aprile il CSM, che potrebbe così decidere in anticipo le sorti delle primarie. Per completare il quadro, l'ex PM fuori ruolo sarà sentito come testimone nel processo Consip, ma non è l'unico candidato coinvolto indirettamente nella vicenda. E non potete immaginare di chiedere a chi in questo momento si dimette per fare il congresso di non candidarsi. Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex segretario di quel partito per cui si ricandida, ha proprio il padre indagato. I PM sospettano che prendesse soldi da un costruttore, Alfredo Romeo, arrestato ieri per corruzione. Indagato anche il suo uomo di fiducia, Luca Lotti, per favoreggiamento e rivelazione del segreto d'ufficio. È tranquillo, ministro. Arrivederci, tranquillissimo. Arrivederci, grazie. E infine c'è il terzo candidato, Andrea Orlando. No, io mi candido per guidare il PD e non mi candido contro nessuno. Orlando ora in un cortocircuito. Da ministro della giustizia corre alle primarie, dove più che di politica si parla di processi, di tessere comprate e del sospetto che presunti affiliati alla camorra siano stati iscritti al PD. È proprio lui, in mezzo a questa bufera, a capire il rischio che ora corre il suo partito. Se la lotta diventa una lotta nel fango e vengono giù le pareti, non ci rimarrà niente. Il ministro Orlando lo dice molto chiaramente, il vero rischio è che crolli il PD, non la scissione, non i veleni tra Renzi e D'Alema, ma come già troppe volte è accaduto, il colpo di grazia potrebbe arrivare dalle inchieste giudiziarie. Tiziano Renzi, il padre di Renzi, rivendica la sua onestà, dice: ho 65 anni e non ho mai avuto problemi con la giustizia fino a 2 anni fa. L'accusa, neanche troppo velata, è che lo attacchino per attaccare suo figlio. Domani dovrà spiegare tutto ai magistrati, verrà interrogato a Roma, dovrà chiarire la sua posizione e dovrà convincerli che non si è mai fatto promettere somme di denaro mensili come compenso per le sue mediazioni, perché questo è il sospetto dei PM. E poi c'è il caso Napoli, ne abbiamo parlato ieri mattina, un film già visto, anche lì quelle strane file, quella corsa, le tessere, quella opacità. Un PD che sembra non sapersi difendere dalle infiltrazioni. Io non so cosa c'entri la camorra, di cui oggi anche si parla, so però che è molto strano un partito in cui la gente dice: dobbiamo diventare dipendenti di Michel. Sentiamolo un momento quelle parole. Vendendolo partito per Michel. No, una firma dobbiamo mettere praticamente per i partiti per eventuale passaggio dai comandanti. Allora, questa è una politica che naturalmente non ci piace e che non funziona. Ne parleremo con Antonio Bassolino, grande esperto di PD.